Che cos'è il SIT? Allora, il SIT è il distretto tecnologico ligure per i sistemi intelligenti integrati. E obiettivo del SIT è quello sostanzialmente di creare un cluster, un consorzio, dove i diversi attori del territorio che vogliono fare innovazione sostanzialmente possono prendere parte a questo cluster per avere comunque opportunità di crescita, di networking e avere quindi la possibilità di fare innovazione in maniera, diciamo, integrata e collaborativa. Quali opportunità per una PMI offre essere parte del distretto tecnologico ligure? Io racconto proprio l'esperienza di una piccola media impresa che è membro di questo cluster e noi come piccola media impresa abbiamo avuto una serie di vantaggi. Il primo fra tutti è quello di poter usufruire di infrastrutture, laboratori messi a disposizione dal distretto tecnologico per poter portare avanti la nostra innovazione e fare la nostra ricerca all'interno dei progetti. Secondariamente, sicuramente far parte di questo cluster ci ha permesso di avere una sorta di corsia preferenziale per quella che è la comunicazione e, diciamo, la possibilità di collaborare con quelli che sono i grandi, no, player, i grandi partner che lavorano sul territorio. Ovviamente per una piccola e media impresa è sempre difficile far sentire la propria voce, no? Quando si parla appunto di grande industria e grandi nomi sul territorio. E non ultimo, diciamo, sicuramente far parte di questo cluster ci ha permesso di entrare all'interno di proposte progettuali in maniera efficace, in maniera vincente, altrimenti non avremmo potuto, no, come piccola media impresa, poter, diciamo, raggiungere questi risultati così di eccellenza. E ne è un esempio appunto un progetto che si chiama OT4Clima, che è un progetto PON nazionale nel quale la mia, diciamo, azienda assieme ad altre aziende del territorio ha potuto partecipare ed accedere grazie proprio al cappello del SIT, che è stato quello attraverso il quale noi ci siamo interfacciati nella proposta e abbiamo potuto, diciamo, proporre le nostre tecnologie all'interno del progetto.